Tutto sommato, da un punto di vista strettamente amministrativo, durante la guerra la situazione politica locale era stata tranquilla, e il sindaco Luigi Cafiero aveva esercitato il suo mandato senza grandi sussulti. Ma i veri problemi sorgeranno negli anni seguenti, quando, in seguito alle convulsioni postbelliche, si saranno costituite nuove aggregazioni politiche, come il PDI fondato proprio nel 1919 da Don Luigi Sturzo, e si saranno formate nuove alleanze e coagulati nuovi interessi, che concorreranno, anche nella realtà barlettana, sull'onda dell'esperienza nazionale. Alla formazione del Partito dei Fasci, e anzi, come vedremo, da noi ancora prima che altrove. Primo sindaco della città sarà il cap. Carmine Mottola, dal 1 gennaio al 30 settembre 1919, al quale si avvicenderanno, nei 5 anni del mandato amministrativo cittadino, ben 6 commissari intervallati da un sindaco e un assessore anziano, con questa successione, 3 commissari dal 1 ottobre 1919 al 16 novembre 1920, Gaetano De Pieri, Carlo Somma, Alfredo Mandarini, un sindaco e un assessore anziano locali, rispettivamente Antonio Violante e Teodoro Giannone, e poi ancora 3 commissari, dall'1° grado giugno 1921 al 20 ottobre 1923, Giuseppe Perrone, Carlo Lucarelli e Francesco Torre.